dovremmo essere in grado di avere il collegamento. Eccoci qua. Hi there, hope you hear me. You can hear me, Svenny? Whether you Yes, are there. buon pomeriggio a tutti. E Perfetto. You can grazie. speak now. It's up to you. Sono contenta di stare qui e grazie all'organizzazione per l'invito. Presenterò la mia ricerca di dottorato in corso che si chiama Modello di rappresentazione del contenuto dell'immagine del prodotto in vendita in un ambiente elettronico. Questo modello si chiama MRGP. Sono dottorando in gestione della conoscenza e organizzazione all'UFMG in Brasile. Questa ricerca sto facendo in collaborazione con la professoressa Celia Dias. In ambiente del commercio elettronico, ha molta informazione sul prodotto, come prodotto immagine, nome del prodotto, descrizione del prodotto, informazioni tecniche, valutazione, tag. Allora, l'obiettivo di questa ricerca è sviluppare il modello concettuale che aiuta il marchio, il piccolo imprenditore, nella rappresentazione dell'immagine del prodotto utilizzato nel commercio elettronico. Facendo il confronto tra il catalogo online di una biblioteca e un sito di commercio, possiamo presentare tre attori del processo di comunicazione. Il primo è il marchio, l'imprenditore desidera fare la comunicazione con i consumatori e usano il sito di commercio. In una biblioteca, l'attore desidera parlare con un utente, il sito della biblioteca aiuta in questa comunicazione. Per questo modello usiamo in una base teorica il marketing, marketing digitale, neuromarketing, comportamento del consumatore, la pubblicità, la lingua pubblicitaria, persuasione, copywriting. La scienza dell'informazione, usiamo rappresentazione dell'immagine e tag. In questo modello ha cinque categorie che chiamiamo di categoria del risorso informativo. E la prima categoria si chiama nome do prodotto, la seconda categoria si chiama descrizione, la terza categoria informazioni tecniche, la quarta si chiama categoria tag, la quinta categoria si chiama attributi e valutazioni. Per questo modello, nella categoria nome del prodotto utilizziamo i marketing, la categoria descrizione, la pubblicità e scienza dell'informazione e marketing. Informazione tecnica utilizziamo il marketing, nella categoria tag utilizziamo la scienza dell'informazione, nella categoria attributo e valutazione usiamo il marketing. Questo è il modello e è necessario che il marchio compila le informazioni necessarie in questo documento. La categoria nome del prodotto favorisce il posizionamento del marchio e la decisione del consumatore. Questa categoria è importante perché il nome di un prodotto è molto importante perché è cosa che il consumatore conosce il prodotto. E questa parte è questa categoria, nome del prodotto, e
e mais que deve responder à demanda e ajuda-no na elaboração do nome. A categoria descrizione usa a persuasione, que é a capacidade de convencer qualcuno a aceitar uma certa ideia, ou addirittura ouvir uma ação desiderata. Questa parte è molto importante, il marchio usare una comunicazione obiettiva e chiara conforme i valori da marca e da consumatore. E questa parte è molto operazione retorica che è proprio della pubblicità. Questa è la categoria descrizione e il marchio deve rispondere le domande che in questa parte. La categoria informazioni tecniche contiene specifiche per un prodotto, esempio colori, taglia, peso, eccetera. In questa parte è necessario compilare in base alle caratteristiche del prodotto. La categoria tag, i tag sono utilizzati per gestire, organizzare, categorizzare, promuovere e recuperare risorse informative. Possiamo utilizzare in siti, contenuti del marchio, video, social network. In caso del commercio elettronico, i tag hanno anche diversi scopi. Consentire il recupero dell'informazione da parte del potenziale consumatore, promuovere la visibilità del marchio, promuovere il coinvolgimento del pubblico. E qui in Brasile ha un istituto che si chiama INPI, in cui registra il marchio. E alcune marche di alta visibilità nel scenario nazionale e internazionale hanno già richiesto di registrare i loro tag, perché è molto importante per il marchio. In questa parte noi identificiamo la letteratura della scienza e dell'informazione, le tipologie di tag. E in questa parte è necessario che il marchio descriva il tag e è più importante che questa tag rappresentano il valore del marchio. La categoria valutazione facilita la decisione del consumatore nell'acquisto di un prodotto. In questa parte il marchio descrive le valutazioni del cliente. E le informazioni dalle valutazioni possono essere strategicamente utilizzate dal marchio per descrivere il prodotto. In questa ricerca noi utilizziamo applicamos no produto de três marcas diversas. Esse produto é sabonete vegetal. E considerações sobre o modelo, tipo a apresentação de informações sobre o produto disponível no comércio eletrônico, o desenvolvimento sistemático de informações sobre o produto. Permite de compreender o produto a partir do seu contexto de produção. Permite de preparar uma comunicação baseada no valor de marca, que se chama brand. Permite a criação de um database sobre o produto. Permite di comprendere il prodotto dal punto di vista semiotico perché è necessario la comprensione dell'immagine e del testo. Per studi futuri
Preparazione di un vocabolario controllato con le parole più utilizzate per un determinato prodotto o segmento di mercato. Elaborazione di un modello che consente la generazione automatica del testo. E elaborazione di tag per un determinato prodotto o segmento di mercato. E questa è la mia presentazione. Grazie mille.